Buonasera a tutti e bentrovati. In realtà sono Luca Savi, sono direttore del consorzio del Prosecco DOC. In realtà questa sera avrei dovuto in qualche modo semplicemente introdurre la serata e, come scrivono sulla scaletta, fare da moderatore. In realtà questa sera faccio anche un po' da tornare in casa, perché avevamo cercato di spiegare alla Biennale che il periodo non si confaceva a quello della pandemia e quindi sarebbe stato opportuno spostare questa data, ma ho spiegato che era complicato, perché per cui il mio presidente, che è fieramente un contadino, oggi ha avuto dei problemi in vigna, mi dice di portarvi i suoi saluti, si scusa, vi ringrazio della presenza, auguro a tutti chiaramente una buona serata, però purtroppo non potrà essere con noi. La cosa mi dispiace molto anche perché non ero preparato per fare il padrone di casa. Intanto i saluti ve li ho dati e mi accomodo anch'io, perché in ufficio ho delle colleghe molto brave, hai scoperto, quindi mi hanno preparato tutta una serie di documentazione e cercherò di fare il mio lavoro al meglio, anche se di solito preferisco fare dell'altro. Infatti vedete che già ho delle difficoltà con la poltrona. Perché siamo qui stasera? Perché ho, e dopo avrò modo di presentarlo, una persona che in realtà devo dire che per un periodo ho temuto fosse uno stalker, nel senso che per portare a casa questo progetto ha lavorato veramente anni, e alla fine devo dire che grazie all'intercessione di Tania, la nostra responsabile per la promozione della nostra denominazione, alla fine ho ceduto. E quello che doveva essere un film è diventato un progetto ben più complesso, ben più articolato. Ma quando è venuto a presentare il progetto, la cosa poi è anche un po' cambiata in corso d'opera, perché con il suo grande stupore, perché di solito un direttore di un consorzio è un uomo abbastanza triste, magari che legge solo testi di legge, norme tecniche e quant'altro, l'ho stupito tirando fuori dalla mia libreria, che è una libreria immensa per quanto riguarda tutti i testi che parlano di gastronomia e di enologia, ma gli ho tirato fuori Le lezioni americane di Italo Calvino, e lì si è aperto un mondo. Perché? Perché io pensavo di avere un regista produttore, e in realtà dopo mi sono trovato un filosofo, io di formazione ragioniere, vedete quando potevano venire fuori veramente scintille. È partito un'idea di un film, ho detto, è arrivato un progetto che dopo lui mi spiegherà, perché io non sarei in grado. Nell'esame di filosofia del diritto, l'insegnante, dopo aver guardato il libretto, aver letto la mia formazione precedente, disse: sì, si vede che ha studiato, però la filosofia è un'altra cosa. Era un anno in cui ancora la giurisprudenza, se non avevi fatto il classico, già lo scientifico eri un istituto tecnico, che roba brutta. Sono i casi della vita. Però mi sono fidato, e ci siamo fidati e ci siamo affidati in un progetto, in quello che era il nostro percepito di una narrazione, di un prodotto che, come molto spesso noi facciamo, non ha di fatto il prodotto protagonista. Sono quei filmati molto autoreferenziali, molto autocelebrativi, che dicono quanto buono è, diciamo, i nomi dei vari video che dovremmo prendere meglio. A noi piaceva raccontare qualcosa di diverso. È un progetto che un'idea, okay, in questo progetto che noi percorriamo anche in altri modi. Abbiamo raccontato l'eccellenza del nostro territorio raccontando storie imprenditoriali. Le nostre nove province offrono
veramente delle gente che nell'arte del saper fare, sono ciascuno nel loro campo delle grandissime eccellenze. E qui si sviluppa un concetto nuovo, in modi nuovi, con un risultato che avrete modo poi di apprezzare. In questo progetto a un certo punto Carlo dice, ma film è una parte, serve un libro. Serve un libro, ecco, che abbiamo sposato in questo progetto, unito in questo progetto anche il professore, come va? Professor Donato, ok? Che si è prestato anche in tempi piuttosto repentini, probabilmente convinto della bontà anche lui dell'idea, peraltro l'avevamo già incontrato in precedenza su un progetto totalmente diverso del Corriere della Sera, e da cosa nasce cosa e abbiamo realizzato questo film e questo supercorpo e questo libro. Carlo, stai ripassando, sei pronto? E allora, ecco, quello che io da ragioniere avrei detto, adesso lui ci spiegherà quello che dopo, immediatamente dopo, vedremo che rimarrà nelle immagini. Io avrei detto un attimo un sunto, ma mi hanno detto che si dice sinossi, quindi adesso vi spusterà la sinossi del film e dopo lo vedremo e dopo lasceremo la parola a Massimo. Da ragioniere comunque. Grazie. A te la parola, il microfono è su Rai, anche sanificati a come vogliamo. È un piacere per me essere qui, ospite del consorzio Prosecco Doc, insieme alla Regione Veneto, alla Film Commission, in un contesto di grande leggerezza come Venezia, perché la leggerezza è la possibilità e la capacità di togliere peso all'opacità del mondo e di ritrovare il sogno, di ritrovare negli atomi di Lucrezio, ne parlava del rerum natura, anzi sono felice di averlo, insieme a me davvero Massimo Donati che mi guarda, perché stare con i filosofi è un modo per interrogarsi sulla realtà, per pensare e dubitare soprattutto, e per far sì che il mondo ricominci ogni volta, perché il mondo non è mai definitivamente fatto, ma in farsi. Allora questo progetto, come giustamente Luca Giavi prima con simpatia diceva, è un progetto che è nato da una perseveranza. Se non credi non accade nulla. Questo ce lo insegnano anche. Abbiamo anche tra il pubblico una docente di storia dell'arte moderna, Sonia, mi fa molto piacere. Ognuno di voi comunque è un artista, perché nascere significa già in qualche modo inventarsi, altrimenti noi non siamo. Siamo un miracolo all'opera, che sorge ogni giorno e non smette mai di ricominciare. Questo è l'inizio della filosofia, l'inizio di una fenomenalità dove il grande Cartesio si riscopre cosa pensante. A partire da questa fenomenalità noi entriamo in una dimensione di esperienza, proviamo e sentiamo ancora prima di pensare. Si potrebbe affermare sentio ergo sum, non semplicemente cogito ergo sum. Questo sentire è alla base di ogni operazione artistica che ricerca dopotutto nell'invisibilità la vita e cerca di rappresentarla. È un'operazione coraggiosa, audace e soprattutto non sempre si riesce a dire ciò che si voleva dire. Siamo davanti al dubbio di Cézanne, di cui parlerà Boris Merleau-Ponty, sul fatto che l'opera non smette mai di interrogarci, ma è un divenire che non smette mai di dirci definitivamente quello che voleva dire. E comunque, con perseveranza è nato questo progetto bellissimo. Io ringrazio loro perché credono nel rapporto tra l'arte, il vino, il territorio. Guardate che non sono in tanti. Tanti fanno vino, ma pochi riescono davvero a pensare che il vino ha una filosofia. Tra l'altro Massimo su questo ha scritto anche un'opera sulla filosofia del vino, perché il vino è filosofia, il vino è arte. Speriamo che un giorno diventi la
magari qui qualcuno potrebbe sostenere questa causa secondo me straordinaria. Stamattina nel fare colazione Thomas, mio figlio, pensando di filosofia, sono fortunato, ho preso anche lui questa direzione che almeno di me stimola, mi dice a colazione, davanti a un caffè, mi dice, citando Nietzsche, di Natale, il grande Friedrich Nietzsche, mi dice che ci sarebbe stato un tempo in cui gli uomini avrebbero disimparato a vibrare come un arco. Io credo che deve tornare il tempo, e oggi lo deve essere, soprattutto in questa opacità che rischia davvero di inghiottire l'umano e sopprimere il divino, di ritrovare la tensione che l'arco deve avere per poter vibrare. E cos'è che ci fa vibrare? La bellezza. Lo splendore è vero, diceva Platone. La bellezza splendendo ci rivela che c'è una verità più alta che non è semplicemente trascendente, ma si situa in una dimensione sensibile, che è la nostra, che non smette di essere in rapporto con il sovrasensibile. Quindi c'è quest'altezza Luca che io ho cercato di seguire viaggiando tra il vento e i fiumi, per trovare una circolarità tra l'arte e la natura, che è una quadratura del cerchio. Qualcuno, un antico, forse tu te lo ricordi, diceva che chi troverà l'inizio e la fine vivrà per sempre, o comunque morirà in qualche modo, perché avrà trovato l'inizio e la fine, l'arte e l'opera. L'arte allora per me è un'esperienza estetica. Cosa vuol dire questo? Non si tratta semplicemente di un canone dove si definisce ciò che è bello e ciò che non è bello. Questo è anche un apporto di intellettualismo che si afferma nel Settecento. L'arte viene strappata, non c'era una presa sull'arte, allora si cerca di canonizzarla, ma l'arte continua a sfuggire. Quindi troverai il Settecento naturalmente. Poi giustamente prima si raccontava che l'arte contemporanea farà altre cose, evidentemente, cercherà di destrutturare, di fare altre operazioni. Quindi ogni arte è il tentativo di connettere l'uomo con l'accadere. Guardate bene, non è solo ciò che è bello che ci segna, anche qualcosa di non bello potrebbe segnarci e tuttavia essere un'operazione artistica. Quindi l'arte è quando si apre una ferita, una sorta di trauma, perché la coscienza è l'accadere nel suo cadere. La coscienza è questo essere colpiti e quindi attraverso la memoria fare in modo che, diciamo, la coscienza, ripiegandosi nel momento in cui viene colpita su di sé, riesce in qualche modo a vedersi in una sorta di autoriflessione. Certo, parlare così davanti al professore è anche divertente. Rischioso. È vero, però all'ombra del rischio cresce la saggezza. È vero? Allora il rischio cresce la saggezza. Non ti salti se non rischi. Se rischi vuol dire che sei pronto a metterti in gioco. E l'arte, secondo me, è questo illudersi, mettersi in gioco, entrare nella magia dello spettacolo. Quindi è nato questo progetto cinematografico, è una parola grossa, grande, nel senso che sono parole. È un progetto filmico. Come regista ho cercato di 2 minuti e mezzo, quindi una distanza breve, di inseguire il movimento che rompe gli argini del pensiero logico e spalanca un'esperienza. Come ho cercato questo movimento? Lavorando con i dispositivi tecnici, quindi con la possibilità di rallentare lo spazio, di dilatare il tempo, si fa questo nel montaggio. Con la possibilità di lavorare più sul sentimento che sulla geometria. Lo diceva Pascal, l'esprit de finesse, non l'esprit de geometria. Quindi il sentire inteso come mobilitazione, animazione che avviene attraverso il dispositivo filmico. Perché quando nasce il cinema, succede una cosa straordinaria, nasce il cinema 1895, e succede
ci saranno i grandissimi arrivi persone che scriveranno cose sublimi su questo, immagine tempo, immagine movimento, ma cosa accade? Accade con la nascita del cinema che il movimento entra nella coscienza. Secondo me questa è una rivoluzione, perché prima si tendeva nel dualismo a dire c'è la res cogitans, c'è la resistenza. Accade che la resistenza, cioè il movimento fisico, rientra nella res cogitans. Parleremo con alcuni di questo nella nuova psicologia. E quindi succede che il mondo entra nella coscienza attraverso il film. Quando noi guardiamo un film, ci troviamo a contatto con un'esperienza davvero traumatica, traumatica nel senso che ci tocca, ci colpisce, ci fa piangere, ci fa ridere, ci cambia. Noi cambiamo grazie all'arte, se un po' di arte si riesce a trovare nel cinema. Che cosa ho visto durante questo viaggio? Mi sono sentito davvero una sorta di flaneur, passeggiatore. A Parigi si aggiravano portando in giro le carte rotte di qualcuno, per scoprire attraverso il viaggio ciò che davvero mi sorprendeva. Il genio più straordinario che ho incontrato è Antonio Carola, devo ammettere. C'è la direttrice della Gestoteca presente questa sera. Antonio Canova è stato grandissimo perché è riuscito, attraverso la bellezza in movimento e la grazia ci riporta, attraverso le figure di Adone, di Atenea, di Icaro, di Amore Psiche, tutte le figure straordinarie, a restituirci una bellezza divina che è leggera, non perché il gesso sia una materia delicata, ma perché ci riporta questa levità che toglie peso, toglie pesantezza, e noi la conosciamo soprattutto in questo periodo. L'arte davvero ci può salvare. La Gipsoteca di Possarmi è un luogo straordinario, e come, pur essendo a Treviso, di essere ad Atene, perché poi c'è anche il tempio del Canova, di Antonio Canova. Tra l'altro, nel 2022 ci saranno celebrazioni del bicentenario dalla morte. Quindi sarà un anno dedicato a questo grandissimo genio metafisico sublime che è stato Antonio Canova, Treviso, territorio del Prosecco d'Oro. Quindi loro hanno avuto l'intelligenza di apprezzare questo tipo di leggerezza. Il libro delle lezioni americane di Calvino, che riposa nell'ufficio di Luca Giavi, parla di leggerezza come mobilità dell'intelligenza. Poi su questo, credo che Massimo stesse parole importanti sul concetto della leggerezza, uno dei suoi temi, essendo anche un musicista, quindi l'intelligenza del ritmo oltre che del pensiero concettuale. Dicevo prima che il cinema, l'arte in qualche modo devono ferirci, non si dire che non si faccia male, però la ferita è una condizione esistenziale della coscienza. Coscienza si vede, noi ci vediamo grazie alla ferita. Vi faccio un esempio per intendervi. Immaginiamo la notte vede se stessa difficilmente, però vede se stessa quando un lampo, squarciandola, la presenta a se stessa. Quel lampo è la ferita, grazie a quella ferita, qualcosa che ci tocca, ci colpisce, noi riusciamo a vederci. Quindi riusciamo, in questo ripiegamento che la coscienza fa verso se stessa, a vedere il dato che ce l'arriva, il dato donativo. Ma prima c'è il sentire. Prima c'è il sentire, e sul fatto della ferita lo diceva anche Roland Barthes. Cercava la fotografia della madre e nessuna fotografia gli restituiva l'immagine della mamma, finché ne vide una. E allora arrivò a dire che la fotografia vera, quella che ti raggiunge, è il punto che ti punge, colpisce, non è solo la descrizione della realtà, ma è qualcosa che davvero sta oltre e arriva perché sta oltre, perché ti tocca. Allora tu, essendo colpito esteticamente, riesci a uscire da te stesso in qualche modo e a trascenderti grazie alla estesis. Quindi con il cinema il mondo è la coscienza. Cosa ho fatto in questo porto? Ho preso due attori, i luoghi non mancavano, Venezia, Trieste,
le foci dell'Ivenza, le foci all'isola della Cona di Bisonzo. Abbiamo due regioni straordinarie, senza nulla togliere alle altre, che sono il Veneto e il Friuli. Sono due regioni che hanno tutto quello che devono avere. Hanno le montagne, il mare, l'arte di Canova, ma anche quella di Palladio. Poi c'è tutta la scuola veneziana. Il periodo romano. Esatto, il periodo romano anche. Aquileia. Giustissimo. Quindi i luoghi sono talmente straordinari, ho cercato di metterli insieme in un racconto possibile. E quello che volevo anche dirvi è che ho preso due attori, dicevo, purtroppo non sono riusciti ad arrivare, Gio Luzzi e Dalila Gazzotti, ma vi salutano, sono impegnati in campagne internazionali, quindi non sono potuti essere qui. Si sono però prestati a questo gioco d'amore dell'eros platonico, e quindi hanno in qualche modo, nel disordine ordinato, trovato un'ascesa verso una leggerezza. E l'amore è leggerezza, perché guardate che solo grazie all'amore qualcosa resta. Noi abbiamo solo quello che abbiamo amato. Siete d'accordo? Noi abbiamo solo ciò che abbiamo amato, e ciò che resta. L'amore sottrae la fine, in qualche modo, all'evanescenza del tempo. L'amore lo sottrae questa fine, quindi ci fa essere in qualche modo eterni. E quindi, grazie agli attori, grazie a tutto quello che c'era, e utilizzando l'immaginazione, soprattutto possibilità di usare i dispositivi ottici in maniera anche diversa, ho cercato di far arrivare un po' questo inconscio, questo invisibile. Guardate che la fotografia non riesce a fare questo. Noi abbiamo tentato, non so se ci siamo riusciti, questo lo direte voi. Tuttavia, un po' di riconoscimenti in giro per il mondo hanno. Quelli li sentiamo dopo. Li sentiamo dopo, benissimo, grazie. E ci hanno dato la fiducia di avere preso una buona strada. E la fotografia quindi non è semplicemente un saper fare, non è solo utilizzare il dispositivo, ma è anche e soprattutto utilizzarlo in un certo modo. È un come, e qui sta la fenomenologia. Il come, quindi il modo in cui lo strumento si muove dal punto di vista ottico per far emergere ciò che a occhio nudo non si vede. Guardate che se la psicanalisi fa vedere il profondo dell'inconscio, il dispositivo fotografico attraverso le ottiche fa vedere un inconscio ottico con il suo salire e scendere, dilatare e comprimere, rallentare e accelerare. Quindi lo strumento ottico è un dispositivo che si situa nel movimento della coscienza. È un miracolo, il cinema è un miracolo. Perché è un miracolo? Perché come arriverà a dire Harry Bergson, non è tanto un movimento che viene raggiunto a un dato astratto e immobile, per cui tu muovi dei dati astratti e immobili e ottieni un movimento come continuo, ma è il fatto che il movimento è già dentro l'immagine, dentro i frame, 24 frame mediamente, ma possono diventare anche 1000. Dentro ogni frame c'è un'immagine in movimento, quindi non è un frame fermo e lo faccio muovere, non è il cinema questo, è il movimento all'interno dell'immagine, quindi vuol dire che il mondo si muove. Ci rendiamo conto? Non solo perché abbiamo bevuto un bicchiere di vino, anche ci anima, ci fa vivere. Meglio, molto meglio, ma è il fatto che noi siamo in presenza di un equilibrio apparente, anzi siamo in uno squilibrio, noi dobbiamo squilibrarci, attenzione, dobbiamo riprendere una figura, io l'ho convocata, Luca, sì. Ti sei accorto che l'ho convocato Dioniso a un certo punto, sì. Te lo ricordi Dioniso? No. Quindi c'è Apollo, le forme, la compostezza, la serena grandezza, tutto quello che diceva Vigna, ma c'è Dioniso. Io dico che noi lo dobbiamo frequentare di più, Dioniso, perché Dioniso è il caos, e se non ce l'hai dentro le stelle non danzeranno. Senza quel caos disordinante non c'è vita sincera, non c'è possibilità
possibilità di creare un dialogo. Non sto dicendo di togliere Apollo, guai, nemmeno Nietzsche lo diceva, ma facciamoli incontrare questi due signori, Apollo e Dioniso, l'ordine e il caos. Verranno fuori delle robe straordinarie, secondo me, perché questi due, quando si parlano, trovano degli accordi inediti, si riescono a mettere in qualche modo d'accordo. Quindi lavoriamo sugli opposti, secondo me, e nascono cose diverse. E l'arte cerca di fare questo. Io cerco sempre di far emergere questo disordine ordinato, non so come chiamarlo, questo caos che diventa già un caos, qualcuno arriverà a dire, su questo potresti dire cose bellissime. Deleuze dirà il caos, caos e cosmo che diventa caos. Perché se ci pensiamo, non c'è un ordine, lo tentiamo noi per sentirci tranquilli, ma noi non dobbiamo essere troppo tranquilli, altrimenti ci addormentiamo. C'è bisogno allora che il mondo d'Amblè, il mondo assoluto, rientrando nella coscienza, ci presenti a noi stessi e vediamo delle cose bellissime. Nonostante tutto, nonostante l'opacità del mondo, troviamo la leggerezza che ispira. Questo è stato il tema che ho voluto dare in questo diario di viaggio. Non spoilerare troppo, come? Non spoilerare troppo, certo. No, infatti, hai ragione. Lasciamo il mistero. Grande vita. Senti, quanto tempo ormai? Diciamo che l'hai passato 5 minuti fa. Allora, hai visto, io ero talmente affascinato, zitto. Allora, andando ad imparare, poi andare verso la conclusione, però lanciamo il fermato, la legge sta solo spezzando un cenno. Fantastico. Allora io concludo dicendo semplicemente questo. Concludo con un pensiero velocissimo. Ho citato prima il punto di Cézanne. Cézanne si interroga. Si interroga. E Merleau-Ponty, parlando del pittore impressionista, scrive, concludo con queste parole di Merleau-Ponty. Proprio nel mondo, su una tela, con colori, egli deve realizzare la sua libertà. Dagli altri, dal loro consenso, deve attendere la prova del suo valore. Ecco perché interroga il quadro che nasce sotto le sue mani e spia gli sguardi altrui indirizzati alla sua tela. Ecco perché non ha mai finito di lavorare. Non abbandoniamo mai la nostra vita. Non vediamo mai l'idea né la libertà in pieno volo. Io vi ringrazio. Grazie a te. A questo punto sarai abbassato le luci e guardiamo il film.
Facciamo un giochino, quanti è che non conoscono Massimo Donà e Sara? Quelli che non lo conoscono googlano velocemente dopo e vanno ad impararlo. Netto del fatto che a me quella cosa della transaction con Dizzy Gillespie un po' mi intrippa. Sempre per stare io molto molto coso. Quindi filosofo, lo sappiamo, musicista, docente universitario attualmente a San Raffaele, però anche con una precedente presenza qui allo UAM, ok? Al quale chiaramente per introdurlo, sempre perché mi sono documentato, mi sono preso, siccome vi ho citato Eros prima, dice: come Eros, infatti, anche il prosecco si muove veloce e leggero, insinuandosi il giallo nelle nostre vite e smascherando l'inganno connesso alla loro troppo spesso dominante pesantezza e spigolosità. A lei la parola. Grazie dell'invito innanzitutto. E io potrei anche tacere a questo punto, però, perché il nostro amico Carlo ci ha fatto una conferenza di filosofia, mi ha rubato il lavoro. Io dovrei fare una sola tromba per essere serio. Non ho la tromba purtroppo. Guarda, la mia bacca è a casa, Questa è la prendere la tromba. Però, no dai, diciamo due cose. Intanto cercherò di essere molto breve. E non dirò nulla di quello che ho scritto, mi ha raccontato anche il testo, da bravo studentello, ma non dirò nulla, tanto poi se avete il libro ve lo leggete, che senso ha che io vi dica quello che ho scritto, no? Che noi. Dirò due cose sul vino, invece. Sul vino come opera d'arte. Perché? Perché io credo che tanto dovremmo cominciare a smetterla di usare certi aggettivi a proposito del vino. Non cito filosofi, non cito niente, parlo proprio così, a braccio, che se no. Voi tutti quando bevete, dopo berremo del vino, dite. Anche se iniziamo a servirlo, visto che parliamo di leggerezza, io avrei bisogno. Voi? Beh sì. Il resto? Se diamo un segnale intanto. No, no, siamo soliti dire che è buono questo vino, si è buono. Ecco, è sbagliato. Lo dico, è sbagliato. Dobbiamo cominciare a usare un altro aggettivo. Il vino è bello, non è buono. Non vuol dire niente buono. Buono cos'è? Buono è ciò che è tale, buono, in ragione di qualcosa che lo fa essere buono, cioè il fine che ci consente di raggiungere. Per esempio, una medicina è buona se consente di raggiungere la guarigione. Ma il vino cosa ti consente di raggiungere? Niente. Questa è la verità. Per fortuna, dico io, per fortuna. Il vino non serve a niente, diciamocelo. Ma non è, come dire, un deprezzamento del vino. È innalzarlo a livello più alto. A cosa serve il sacro? A niente. A niente. Il sacro, ammesso che vi sia qualcosa che possiamo definire sacro, si trascende. Non è certo per noi, ammesso che un Dio vi sia, non è certo per fare i nostri comodi Dio. Non è lì per fare il più comodo. Sapete, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, vedo che non citavo niente, ma sono cascato anch'io. Ma no, anzi, ritiro, non lo cito. Non lo cito. La cosa più terribile, più blasfema che si possa fare, dico solo chi la fa, solo il nome, Giobbe. Un signore, Giove, chiede a Dio di dargli ragione del fatto che gli ha fatto capitare le malattie peggiori, tutto il peggio che si possa immaginare.
Ma tu sei pazzo, vuoi chiedere a Dio perché fa quello che fa? Ma chi sei tu per chiedere? Dove eri, dice Dio, quando io creavo il corpo? Ma dove eri? Cosa vuoi? Sapere perché faccio quello che faccio? Allora, il vino, se è qualcosa di divino, chiamo le parole, ce l'ha perché non serve a noi. Noi possiamo solamente, come dire, chinare il capo davanti ad un bel vino, no, buono. Perché la bellezza, come sanno tutti i grandi artisti della storia dell'Occidente, non serve a niente. E sapete perché il vino, che non serve a niente, dovremmo cominciare a intenderlo come davvero un'opera d'arte? Ci sono opere d'arte un po' scarsette, mediocri, buone, straordinarie, così anche il vino, no? Ma è un'opera d'arte perché? Perché un signore che si chiamava Marcel Duchamp, grande artista del Novecento, fa una conferenza che viene poi trascritta e la chiama coefficiente, lui parla del coefficiente artistico, lui diceva, che stai dicendo, diciamo, coefficiente artistico? Non siamo mica tra matematici, no? Eppure c'è una X incalcolabile che è l'elemento decisivo nell'arte, ma io dico anche nel vino. Perché? Perché lo sapete tutti meglio di me. I produttori di vino lo sanno perfettamente. Che cosa? Che come l'artista, io nel mio piccolo sono musicista, dipingo, faccio queste belle magliette, faccio tante cose nella mia vita, no? E so benissimo che quando faccio un'opera, metto in forma un'opera, io spero che sia smentita, falsificata la mia progettazione. Se il prodotto corrispondesse semplicemente a quello che so fare, farebbe schifo, sarebbe monotono, banale. Io spero di essere sorpreso dall'opera che creerò. Deve sorprendermi quando io faccio un bel assolo di tromba, ogni tanto mi capita, mi ascolto e dico, la Madonna, o Gesù Cristo, chi volete voi? Ma l'ho fatto io, come ho fatto a fare questa cosa? Non lo so, perché questa cosa che funziona, che è bella, lo è perché non si spiega con le mie conoscenze, le mie capacità, che ci sono, devono esserci, devo studiare come un pazzo, ma se il prodotto riporta solo ciò che so, sarà un prodotto da nulla. Quindi la X cos'è? È questo coefficiente incalcolabile che deve depistare, deve destabilizzare. Questo è tutto. E allora il produttore di vino lo sa benissimo. Lui può avere il migliore enologo, le migliori cantine. Oggi tutti si fanno fare le cantine dalle arti scarpe, sono le opere d'arte, no? Bello, però. Puoi avere gli stessi macchinari, le stesse tecnologie, ma alla fine ogni anno, sapete tutti, il vino è sempre diverso. Perché non dipende solo dalle nostre capacità, conoscenze, tecniche, enologiche. C'è una X incalcolabile che poi si chiama terroir, il clima, la natura, eccetera, eccetera, eccetera. Con cui devo fare i conti. È una lotta, un amore che io ingaggio con la natura, dove l'opera dipenderà in parte da me, ma in piccolissima parte da me, dalle mie competenze. Ma la parte essenziale mi trascende. D'altro canto, e chiudo veramente con questa ultima brevissima riflessione, d'altro canto, ci avete mai fatto caso? Cosa dite voi quando andate a vedere una mostra? Vedete un'opera che vi sconvolge, no? Amore, psiche, di canone. Una Madonna. Perché dite questo? Perché quell'opera, oppure ascoltate un grande concerto,
diretta da Monti, no? Un'opera, un brano complesso, difficile, però quando lo vedete eseguire o vedete l'opera, vi sembra fattasi da sé, sembra essersi fatta naturalmente, sembra facilissimo, perché il grande musicista non va a vedere la fatica, sembra naturale. Ma provate voi a prendere lo strumento e fare quella roba lì, vi parate subito, tanto, ma sembra naturale. L'arte si camuffa la natura. E quando vedete un bel paesaggio, cosa dite? Oh, sembra un quadro di Monet. Allora, la natura è fantastica quando sembra fatta da un grande artista. L'arte è fantastica quando sembra naturale. Ecco il movimento. Quando le cose non si incancreniscono nella loro definizione, questa è artificio, questa è natura, questo è vino, questo è... No. Ogni cosa, se è veramente ciò che è, si muove in se stessa. L'arte diventa natura, la natura diventa artificio e allora si compie realmente. Ma noi, nella nostra vita, cosa facciamo? Direbbe Nietzsche, diventare ciò che si è. Certo, diventiamo ciò che siamo, ma come? Modificandoci incessantemente, riconoscendo in ogni istante che quello che siamo diventati non siamo noi. Grazie. Ringrazio anche il Massimo Dran, e adesso, siccome ve l'avevo promesso, dobbiamo anche raccontarvi cosa abbiamo già portato a casa, ovvero Lightness That Inspires ha portato a casa, ha vinto 6 premi in Giappone, a Tokyo, Calcutta, negli Stati Uniti, a New York. A Berlino e a Las Vegas. È arrivato con 2 menzioni d'onore, sempre a New York, in categorie diverse, questa è l'altra cosa che a me è piaciuta molto, e non conto perché sono ancora finalista in altri 3 premi, 2 in semifinalisti e selezionati in altri 9 che non cito. Comunque è tutto riportato nella locandina che avete trovato nella vostra postazione e nell'omaggio che vi faremo dopo. Io ringrazio Carlo per il lavoro che ha fatto, come solito vedete che la scaletta serve. Vi porto anche i saluti del Presidente della Regione del Veneto che ci ha mandato i suoi complimenti. Prendo solo 2 passaggi perché non voglio annoiare quando si vengono i saluti, non è una terrificante, ma mi piacevano i 2 passaggi. Allora, comunque, gradire, scriveva chiaramente il mio Presidente, il mio applauso per la progettualità profusa che, utilizzando la potenzialità espressiva proprio della 7ª arte, dona una panoramica delle eccellenze paesaggistiche che erano in Natale le bonicine italiane più celebrate internazionalmente. Rivolgo a loro l'intero consorzio d'Italia il mio ringraziamento per la grande passione e la dedizione costantemente profusa, il inno alla voglia di fare di Ne Veneti volano di sviluppo economico e occupazione del territorio. Augurando buon lavoro agli illustratori che interverranno, concludo rivolgendo a tutti i saluti della Regione del Veneto e i miei più cordiali. Ringrazio il professor Donà. La prossima volta ci occuperemo di musica a questo punto. Ringrazio voi tutti, il ministro del consorzio, il nostro ufficio stampa, e auguro a tutti un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.